Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in questo 53esimo episodio della campagna dinamica su IL2 1946. Stiamo giocando con la Legione Volontari Italiana della Luftwaffe. Siamo in Ungheria nel 1945, questa è la nostra 53esima missione operativa ed è in data 18 marzo 1945 alle 8:45 del mattino, c'è tempo sereno, abbiamo delle nuvole a 1300 metri. Intanto nella didascalia ci viene detto che le forze dell'asse hanno vinto una decisiva battaglia e hanno appena conquistato Polgardi, qui a nord. L'obiettivo di oggi dobbiamo proteggere le strade e le infrastrutture di Szeszgotár, una città ungherese. Dobbiamo distruggere più bomber possibili e fermare il loro attacco. Ok, facciamo partire la missione e andiamo a vedere un po' che cosa riusciamo a fare oggi. Szeszgotár è qui a nord, nord-ovest. Eccoci qui a bordo del nostro Fiat G55 Centauro. Dietro di noi abbiamo i nostri camerati, italiani e tedeschi. Oggi si alzeranno 8 caccia G55 Centauro e, se non sbaglio, 6 Focke-Wulf 190. Ah, ci sono anche degli Junkers 87. Ok, decolliamo. Iniziamo a prendere un po' di quota, molto probabilmente i sovietici come sempre lavoreranno a basse quote, quindi non penso che dobbiamo per forza raggiungere più di 3.000 metri. Penso che 3.000 metri sarà la quota ideale oggi. Tanto mettiamo manetta 75. Due Focke-Wulf 190. Ok, ci sono anche molti aerei tedeschi oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, sono 7, no, sono 8. 8 Focke-Wulf 190. Fatemi ingrandire un po' la mappa. Ok. Prepariamoci a virare verso destra, a puntare verso la città. Ok, mettiamo manetta 85. Giornata molto tranquilla, perfetta per volare. Ok, il numero 3 e il numero 4 si stanno affiancando alla formazione, perfetto.
Abbiamo la seconda squadra alla nostra destra che sta prendendo quota. Siamo tutti belli in formazione. Il Fiat G55 Centauro, munito di un incredibile armamento offensivo, due mitragliatrici da 12,7 mm sul muso e tre cannoni da 20 mm, tre cannoncini da 20 mm, uno sul mozzo dell'elica e due sulle ali. Veramente veloce, trattiene bene la sua energia. Manovra anche abbastanza bene per essere un boom and zoomer. Un aereo pieno di qualità, mi verrebbe da dire. Veramente difficile non apprezzarlo. La città dovrebbe essere alla nostra sinistra. Penso di vederla. Avviciniamoci un pochino. Ok, questa è la città che dobbiamo coprire. Andiamo a vedere un po' in mappa. Per ora non ci sono aerei nemici rilevati. Continuiamo a coprire la zona. Aerei nemici rilevati? Aerei nemici rilevati. Ok. Stanno ingaggiando dei caccia o degli aerei nostri, probabilmente dei Focke-Wulf 190, aerei tedeschi. Andiamo verso di loro, vediamo se riusciamo a ingaggiare qualche aeroplano sovietico. Andiamo all'attacco ragazzi, avanti i miei prodi, siamo a 5.000 metri, buttiamo il muso un po' in basso per prendere velocità, ok,
Molto bassi gli L2. Gli L2 Sturmovik. Aerei d'attacco al suolo. Il carro armato volante. Andiamo all'attacco, diamo l'ordine ai nostri caccia di attaccare i bombardieri. Sono veramente bassi. Togliamo la manetta. Siamo a 730 km orari. Siamo veloci come una meteora. Manetta 62. Settantaquattro per cento. Ok, abbiamo distrutto il primo gruppo. Il primo gruppo di L2 Sturmovik è stato distrutto. Abbiamo effettuato una picchiata in 8 e abbiamo distrutto tutto e quattro gli apparecchi. C'è un altro gruppo, attacchiamo questo qui. Sono senza caccia di scorta. Stiamo facendo un massacro di piloti sovietici. Stiamo facendo un vero massacro. Stiamo buttando giù uno dopo l'altro. Questi sono lanciati. Vediamo se riusciamo a prendere il primo. Ok, rimani fermo. Rimani fermo. Preso dai 20 mm. Probabilmente era stato già danneggiato o aveva il gunner morto perché non ci ha sparato addosso. Andiamo a vedere in mappa. Ci sono molteplici aeroplani sovietici dietro di noi. Facciamo dietro fronte e cerchiamo di affrontarli. Manetta al massimo, proviamo a prendere un po' di quota. Yak, oddio, degli Yakovlev. Caccia sovietici. Diamo l'ordine ai nostri caccia di attaccare i caccia nemici. Dogfight. Prima volta che affrontiamo gli Yak russi.
Abbassiamo un po' la manetta. 93%. Il nostro R6 siamo puliti. Penso che questi erano i caccia di scorta degli L2. Uno degli IAC è stato colpito. Stato abbattuto da uno dei nostri membri di squadra e anche il secondo Yak è andato. Bel lavoro. Ci sono ancora aeroplani nemici. Diamogli battaglia e buttiamoli giù tutti. Altri Yak alti, manetta al massimo. Allora, sono molto alti, hanno un buon vantaggio energetico. Vediamo se riusciamo a stargli dietro. Mettiamo manetta 97. Accodiamoci dietro a questo Yak. Manetta al massimo, sta impiccando. Maledizione. Ok, forse l'abbiamo colpito a morte. Sì, va giù. Ha abbattuto un altro aeroplano. Ok, siamo a posto con le munizioni. Abbiamo ancora 75 colpi per cannoncino da 20 mm.
Ci sono altri aeroplani nemici, non molti. Forse altri due Yakovlev inseguiti. Andiamo a vedere. Ok, l'hanno abbattuto. La mappa sembra pulita, non ci sono aeroplani nemici in altre zone, solo qui. E sono stati abbattuti, ok, basta. Tutti gli aeroplani sovietici sono stati abbattuti. Per oggi è andata bene così, dai, possiamo anche tornare al nostro aeroporto e atterrare. Non ci sono più aeroplani nemici in mappa. La situazione è sotto controllo. Abbiamo sventato questo attacco, inflitto pesantissime perdite alla flotta aerea sovietica. Noi non so se abbiamo perso qualche aeroplano. Forse il numero 2 che non... No, il numero 2 ci sta dietro. No, probabilmente non abbiamo perso neanche un caccia oggi, ragazzi. Partita miracolo se non abbiamo perso neanche un singolo caccia. Vabbè, dai, rientriamo all'aeroporto. Allora, ci sono dei 190 che stanno atterrando. Ok, la pista è libera, andiamo. Flap. Carrello fuori. Ok, prepariamoci a toccare terra. Ok, fra 3, 2, 1. Flap in atterraggio. Parcheggiare il velivolo. Ok, spegniamo il motore. Siamo stati il primo, diciamo,
del nostro gruppo caccia da atterrare. Adesso tocca agli altri G55. Anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Penso di aver fatto tre abbattimenti, due IL-2 e un Yakovlev 9. Andiamo a vedere un po' i risultati. Usciamo dal velivolo. Ok, no, siamo riusciti ad abbattere soltanto due aeroplani. Il capitano Ricci ne ha abbattuti 7. Complimenti al capitano Ricci. Noi abbiamo abbattuto un IL-2, sono sicuro, e il caccia di scorta Yakovlev. Noi abbiamo perso soltanto 3 aeroplani in questa missione, il nemico ne ha persi 20, incredibile. Noi abbiamo perso soltanto 3 Focke-Wulf 190, quindi neanche della nostra squadriglia. Dei Fiat G55 non ne abbiamo perso neanche uno oggi. E il nemico ha perso 20 aeroplani e non sono neanche riusciti a bombardare la città. Quindi nessuna bomba sganciata, nessun danno alle infrastrutture della città. Bella missione, bella missione. Mi spiace solo per i due mi spiace un po' solo per i due abbattimenti, mi sembra di averne fatti tre, ma va bene così, non c'è nessun problema. Una missione veramente positiva oggi. Salviamo i risultati e questa sarà la missione della prossima volta che andremo a vedere la prossima volta. Come sempre, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Io vi auguro una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi futuri video. Ciao ragazzi, a presto, alla prossima!